Mendoza, signori, è una nave da 7.000 tonnellate e sono 7.000 tonnellate di paure, di angoscia, di speranza. Il Mendoza viaggia a 14 nodi, ci vuole un mese per arrivare in Argentina. Gli occhi attenti di quel bambino non può passare assolutamente così, non può sfuggire un fatto, che nell'aria polverosa di Buenos Aires in quel periodo si respirano tre cose: la fame, il tango e il pallone. Innanzitutto, Renato Cesarini in mezzo al campo è la giocata che non ti aspetta. Mi spiego meglio, Renato Cesarini è la fantasia, Renato Cesarini è il passaggio smarcante, quello che segue una traiettoria improbabile che mette l'attaccante da solo davanti al portiere, il passaggio che lascia e prende in controtempo la difesa, li lascia con il culo per terra. La Torino proletaria veste il granata e lo farà per sempre. E la Torino più aristocratica, invece, ha assolutamente nel cuore i colori bianconeri. Ma Renato Cesarini, sapete come risponde a queste regole che lo imprigionavano? Che lo imprigionavano come lo imprigionava la bottega di suo padre da calzolaio? Se ne frega. Se ne frega perché Renato Cesarini, forse, è più snob e più intelligente di quegli snob che pensavano di potergli dare delle regole. Renato firma per il River Plate e qua succede una cosa importante, perché Renato è una stella tra le stelle, quella già è una squadra molto forte, è una squadra estremamente spettacolare tra l'altro, e Renato gioca a mezzala e succede una cosa strana a Renato Cesarini, che vince, in questo è, vedete, River Plate del 36, vince il campionato anche con River Plate, e l'anno dopo, nel 37, Renato Cesarini rivince il campionato. Renato Cesarini è un giocatore che in vita sua ha vinto 7 scudetti di fila. Dal 30 al 37 Renato Cesarini ogni anno festeggiava la vittoria dello scudetto. Nel 52 si presenta per fare un provino un ragazzo che arriva da San Nicolás. Arriva questo ragazzo, il provino non è che vada neanche troppo bene, ma Cesarini forse, Don Renato, intravede qualcosa. E tu, Omar, questo provino te lo ricordi? Me lo ricordo come, sì. No, non è stato dei migliori senza dubbio, ma pensavo quando tornai nella mia città che forse era la chiusura di un sogno, come era quello di giocare nel River Plate. E la sorpresa grande è stato qualche giorno dopo, quando ho ricevuto il telegramma per una seconda presentazione con i ragazzi del River, di lì in avanti tutto diventò più facile. Tu mi hai chiamato, è stato come se tu bussassi una porta aperta. E quando mi hai detto il motivo di questa manifestazione, alla memoria di chi, allora la mia risposta non poteva essere altra. Sono stato legato nella mia vita tanto a quell'uomo. È stato l'uomo più importante nella mia vita come calciatore e uno dei più importanti anche nella mia vita privata. Io non so se voi conoscete a fondo la storia di Renato Cesarini. Io ho trascorso molti giorni, anni accanto a lui. Scrive la Gazzetta dello Sport del 27 marzo 1969.
L'operazione ebbe buon esito e già al momento di lasciare la sala operatoria, Don Renato aveva ripreso conoscenza. Un miglioramento così soddisfacente permise a Cesarini di lasciare lunedì sera la clinica per continuare le cure in casa del suo amico Juan Giacchio. E fu appunto poco dopo, in casa di questi, che Don Renato fu improvvisamente colto da malore e spirò prima ancora che giungesse il medico chiamato d'urgenza. Il decesso sarebbe avvenuto per collasso cardiaco, ma c'è chi afferma, scrive la Gazzetta dello Sport, che sia stato provocato dalla soddisfazione di Don Renato di avere lasciato la clinica dove si sentiva come prigioniero.